Buongiorno a tutti! In questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica maglia in tecnica granny che io ho deciso di chiamare maglia Tess. Per poterla realizzare ho utilizzato il filato della Mistrico Filati Linea New Life che, se vi ricorderete, ho già utilizzato per fare uno spolverino estivo un po' primaverile a maniche lunghe. Questa volta ho optato appunto per questa fantastica maglia che adoro, è fantastica. Come sapete, di questo filato che è da 100 grammi ho veramente tantissimi colori disponibili tutti sul sito, alcuni li vedete qui, altri ve li faccio vedere da vicino. Abbiamo questo rosso, l'azzurro, questo che è un tortora scuro, ma comunque ci sono molti altri colori: c'è il nero, c'è il bordeaux, quindi il lilla. Quindi vi potete sbizzarrire a realizzare questa maglia nel colore che vi piace di più. Per quanto riguarda il quantitativo, io vi dico che ho lavorato questa maglia, che è una taglia S, ma come potete vedere mi va larga, con due gomitoli, quindi 200 grammi. Per una taglia M ne occorrono 3, quindi 300 grammi. E consiglio 3 gomitoli anche per una taglia L, mentre se siete una taglia XL ve ne consiglio 4, quindi 400 grammi. Per poterla realizzare vi dico che è semplicissimo, vi avvicino così lo potete vedere meglio. Come potete vedere sono due mattonelle granny che poi sono state unite tra di loro, a cui ho continuato a fare il bordino sotto, ma invece di avere la lavorazione che dal centro va ad allargarsi, questa volta si parte dall'alto, quindi dal bordino, diciamo da un piccolo quadratino qui, che poi si va espandendo in modo tale da avere questa lavorazione in diagonale, che io trovo veramente carina e molto particolare. E naturalmente la stessa cosa l'abbiamo dietro, solo che, come potete vedere, parte da questa parte, perché io ho voluto mettere poi le due mattonelle in maniera speculare, in modo appunto da avere la striscia di qua e la striscia che dietro vada al senso opposto. Questo mi ha permesso, in realtà voi questa mattonella la conoscete perché in giro ce ne si vedono tante, e poi solitamente si va cucita partendo dal sotto, quindi si nota che il quadratino iniziale è sotto. Io ho preferito invece farlo partire dalla spalla, perché in questa maniera ho potuto allungare la maglia sempre con la lavorazione granny, ma ottenendo lo stesso verso, quindi non c'è un contrasto tra i gruppi di 3 maglie alte che vediamo qui e quelle sotto, sia da questo lato che naturalmente dietro. E sotto ho lavorato in giri di tondo, appunto per poter creare questa maglia più lunga, e volendo potete fare anche un bel vestitino. Io infatti stavo pensando di fare anche un bel vestitino, però poi ho detto no, mi piace, volevo fare una maglia, quindi faccio una maglia. Però voi potete allungarla fino a quanto volete, fare quindi appunto un bel copricostume o un bel vestito casual da usare durante la giornata. Non vi nego che forse lo potrei anche fare in versione con un altro colore, però con un altro colore o con un altro filato, vediamo un po'. E naturalmente farò anche in quel caso il tutorial, perché come sapete quando vado a fare queste cose comunque cambio qualcosina per rendere la creazione comunque nuova e differente. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desideriate realizzarla, e se è così, come sempre, poi mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La libertà di uncinettare e sfiruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia, io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati New Life. Il colore che ho scelto è il colore 03, ma come potete vedere ci sono anche altri colori, li trovate disponibili sul sito. Detto ciò, partiamo subito. La maglia sarà strutturata in questa maniera: andremo a fare due mattonelle granny, la cui lavorazione verrà in diagonale, quindi per fare qualcosa di diverso. In realtà so che l'avete già visto ovunque questo tipo di mattonella, solo che noi la cuciremo, quella avanti e quella dietro, in maniera leggermente diversa, per fare in modo che poi la parte sotto, quando andremo a lavorare la maglia per allungarla, verrà dello stesso verso. Quindi bando alle ciance, come si suol dire, iniziamo. Allora, io lavorerò con l'uncinetto il numero 4, vado a prendere già il nostro filato e vado a fare un anello magico. All'interno dell'anello magico andiamo a fare 3 catenelle, che sono sta prima maglia alta, quindi una, due, rientriamo e facciamo altre due maglie alte, una, due, 2 catenelle di separazione, una e due, e rientriamo e andiamo a fare altre 3 maglie alte, quindi una, due e tre, 2 catenelle, una, due, rientriamo e di nuovo 3 maglie alte, una, due, 3, 2 catenelle, 1, 2, rientriamo e andiamo a fare l'ultimo gruppo di 3 maglie alte, quindi 1, 2,
3. In totale quindi dobbiamo avere 4 gruppi di 3 maglie alte. Chiudiamo la lavorazione e entriamo nella terza catenella, andiamo a fare, scusate no, facciamo prima una catenella, entriamo nella terza catenella, andiamo a fare una maglia bassissima. A questo punto andiamo a fare il nostro secondo giro base, perché questo è il primo giro base, adesso andiamo a fare il secondo giro base e poi andremo a fare i due giri che vanno sempre ripetuti. Quindi entriamo nell'archetto, quello che abbiamo fatto, e andiamo a fare una maglia bassa e 2 catenelle che equivalgono alla nostra prima maglia alta. Rientriamo e andiamo a fare altre 2 maglie alte, quindi una e 2. Catenella di separazione, quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Entro nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare 3 maglie alte. 1, 2, 3. 2 catenelle, 1, 2. Rientro e vado a fare altre 3 maglie alte. Quindi 1, 2 e 3. Catenella di separazione, si ricomincia da capo, quindi vado nell'archetto e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle, 1, 2, rientro, altre 3 maglie alte, 1, 2, 3. Catenella di separazione, entriamo nell'ultimo archetto e di nuovo andiamo a fare il nostro angolo, perché questi sono i nostri angoli. Quindi di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle, 1, 2, rientriamo, 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Catenella di separazione e andiamo a chiudere il giro. Prendiamo il filo, entriamo nel primo archetto del giro e andiamo a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Catenella di separazione e chiudiamo, questa volta facendo nella terza catenella una maglia bassa. Fatto questo piccolo quadrato, adesso andremo a lavorare per far allargare la nostra mattonella, ma fare, come vi ho detto, la lavorazione in diagonale. Quindi andiamo a realizzare 3 catenelle, che sono sta prima maglia alta, rientro dentro l'archetto e vado a fare altre 2 maglie alte, 1 e 2. Catenella di separazione, vado dove ho l'archetto di una catenella e vado a fare 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3. Catenella di separazione, entro nell'archetto del ventaglio e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle, rientro altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Catenella di separazione, entro nell'archetto di una catenella e di nuovo da fare 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Catenella di separazione, entro nell'archetto e vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2. Entro nella catenella e vado a fare la terza maglia alta. Scusate. Nella catenella qui, la seconda catenella, e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così il mio primo giro. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il secondo giro. Quindi vedete, noi lavoreremo soltanto in questi due lati, andando ad allargare così la nostra mattonella. Quindi ci giriamo, secondo giro, e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Catenella di separazione, entriamo nell'archetto e andiamo a fare 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3. Catenella di separazione, archetto successivo, di nuovo 3 maglie alte, 1, 2, 3.
catenella di separazione ci troviamo nell'angolo, quindi andiamo a fare il nostro angolo. Entriamo nell'archetto di 2 catenelle, andiamo a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle di separazione, rientriamo altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Catenella di separazione, entriamo nell'archetto di una catenella, andiamo a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Catenella di separazione, entriamo nell'ultimo archetto e andiamo a fare 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Catenella di separazione, entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Abbiamo terminato così anche il secondo giro e adesso si rinizia dal primo, quindi ve lo faccio rivedere. Giriamo e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, entriamo nell'archetto e andiamo a fare altre 2 maglie alte, 1, 2. Catenella di separazione, scusate, mi devo tirare un po' il filo. Entriamo nell'archetto e andiamo a fare 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3. Catenella, archetto successivo, di nuovo 3 maglie alte, 1, 2, 3. Catenella, entriamo nell'angolo e andiamo a fare il nostro ventaglio. Quindi scusate il nostro angolo, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle, si rientra 3 maglie alte. Catenella di separazione, si va nell'archetto successivo, 3 maglie alte, 1, 2, 3. Archetto successivo, maglia alta. Andiamo a fare le nostre 3 maglie alte, 1, 2, 3, catenella e terminiamo il filo facendo sempre 2 maglie alte, 1 e 2 e questa volta entriamo nella terza catenella che equivaleva alla nostra prima maglia alta. E si ricomincia poi con il secondo giro, quindi ci giriamo, 2 catenelle, 3 catenelle che sono la prima maglia alta. Catenella di separazione, archetto successivo, 3 maglie alte e così via. Quindi questi sono i due giri che dovremo sempre ripetere. Come potete vedere, ecco così, scusatemi, come potete vedere si fa sempre una mattonella, quindi abbiamo sempre un quadrato, solo che la lavorazione viene in diagonale, cioè non la vediamo come se stessimo lavorando in diagonale, ma in realtà sono semplicemente i giri di andata e ritorno su due lati. Con l'angolo al centro. Ora, per quanto riguarda quante volte ripetere questi due giri, io devo arrivare ad avere una mattonella che sia di qualche centimetro più larga rispetto alle mie spalle. Quindi, se le mie spalle sono circa 37 centimetri, io devo arrivare almeno a un 40-42 centimetri. Diciamo che 5 centimetri in più sarebbe l'ideale. Però tenete sempre conto che poi la maglia deve essere allungata sotto, quindi dovremo andare anche a coprire la larghezza dei fianchi. Quindi, se voi avete dei fianchi molto più grossi rispetto alle spalle, fate la mattonella che arrivi alla larghezza dei vostri fianchi. Questo ve lo ripeterò anche una volta che vi ho detto quanti giri sono andata a fare io, in modo tale che poi non avrete problemi quando andremo ad allungare la maglia sotto. Vi dico anche già subito che noi, appunto, quando andremo a cucire le due mattonelle, una davanti e una dietro, quindi saranno due mattonelle uguali. Il nostro quadratino iniziale lo metteremo in alto, quindi come se scendesse la lavorazione dalla spalla, proprio perché, come potete vedere, qui c'è la direzione delle maglie alte e quindi noi poi potremo andare a lavorare sotto continuando la lavorazione, quindi come se fosse un unico blocco. Detto ciò, ci vediamo dopo quando avrò terminato la mia prima mattonella, avrò capito quanti giri sono andata e avrò visto, vi farò sapere quanti giri sono andata a fare. Allora, ho terminato il mio primo quadrato. Ho ripetuto i due giri per 16 volte, quindi da qui che abbiamo fatto il nostro quadratino, sono andata a ripetere i due giri per 16 volte. Questo mi ha permesso di avere un rettangolo di 40 cm, da qua a qua sono 40 cm, da sopra a sotto sono 40 cm. Adesso andrò a fare un altro quadrato identico, vi ricordo che uno per la parte avanti e uno per la parte dietro. Una volta terminati i due rettangoli, vi dirò anche in che
che modo io li andrò a cucire. Ah, una cosa che non ho detto per le taglie più grandi, fate sempre la larghezza delle vostre spalle più un 4-5 cm. Io ho un 37 di spalle, sono arrivata a 40 cm e per me va bene, però voi potete fare anche di più, quindi fate in modo, quindi taglia M, fate almeno un altro motivo in più rispetto a me, quindi altri due giri, taglia L fate almeno altri due motivi, quindi 4 giri, però tenete sempre presente che la larghezza deve essere qualche centimetro in più rispetto alle vostre spalle. Ulteriore considerazione: se avete fianchi molto larghi, perché ho tenuto in considerazione che comunque come fianchi io sono adesso 1,81 cm, quindi quando vado a fare sotto comunque vedete c'è della lavorazione, quindi mi va bene, però tenete presente se avete fianchi molto larghi di andare a fare anche giri di più per arrivare comunque ad avere almeno la circonferenza dei fianchi. Questo se avete molta differenza tra le spalle e i fianchi, tanto nelle spalle poi la maglia vi cade un po', quindi fa anche un effetto carino, però arrivate comunque alla circonferenza dei fianchi. O stessa cosa se avete un seno molto prosperoso, mi raccomando fate qualche giro in più per arrivare comunque a quella circonferenza. Eccomi qui, ho terminato anche il secondo quadrato. Ora, per poterli andare a cucire insieme, io ho deciso di fare questa cosa: la parte iniziale, vedete il quadratino iniziale, l'ho messo in alto, stessa cosa dietro il quadratino e qui in alto, e li ho messi speculari, vedete? Questo perché quando poi andremo a cucire qui lateralmente, mi piace l'idea che vanno di contrasto, vedete, in questa maniera, e anche qui, mentre sopra vediamo che vanno da questa parte i nostri gruppi di 3 maglie alte da questa parte. Ma soprattutto ho deciso di fare in questa maniera perché io sotto voglio allungare la mia maglia, e facendo, riprendendo lo stesso punto, lo potremo allungare andando a fare lo stesso verso delle maglie. Quindi mi raccomando, ripeto, io ho fatto i due quadrati e ho messo il quadrato in alto, il piccolino, quando abbiamo iniziato qui in alto per la spalla, stessa cosa dietro, ma l'ho fatto speculare, quindi mettendo dall'altra parte. Adesso per le cuciture, io andrò a cucire le spalle, cucirò penso almeno un 7 cm sia a destra che a sinistra, e cucirò lateralmente, lascerò circa 15-16 cm il mio scalfo, e mi raccomando per le taglie più grandi, taglia M lasciate almeno 17-18 cm gli scalfi, taglia L almeno sui 19-20 cm, quindi lasciate liberi tanti centimetri e poi andate a cucire dallo scalfo in giù. Mentre sopra, io direi per le taglie più grandi, se io ho cucito 7 cm, voi andate a cucire qualche centimetro in più, quindi direi un 8 cm, 9 cm, comunque in base sempre a quanto volete largo il vostro scollo, cioè se lo volete chiuso o largo. Una volta fatto ciò, poi andremo a vedere come andare a lavorare la parte sotto, continueremo la lavorazione per fare questa maglia quindi più lunga. Eccomi qui, allora sono andata a cucire i due quadrati, alle spalle e lateralmente, vedete, ho lasciato lo scalfo, alla fine invece di 14 cm ne ho lasciati liberi 15 per avere lo scalfo largo, quindi l'ho lasciato un po' più largo del solito, e ho cucito lateralmente, cucitura normale, passando tra le catenelle e le maglie in modo tale da avere una cucitura semplicissima. E adesso riprendiamo la lavorazione sotto, lavorando sempre lo stesso punto, quindi lavoreremo sempre i giri di punto granny, però un consiglio per chi deve allargare un po' la lavorazione, passate a lavorare con un centro numero 4 e mezzo, per chi invece deve procedere dritto come nel mio caso continua a lavorare normalmente con il 4. Potete fare degli aumenti, questo sì, vi consiglio di farlo lateralmente. Quando andate qui magari lavorate 3 maglie alte qui e 3 maglie alte qui, a differenza mia che invece lavorerò una maglia alta qui dove ho il forellino, una maglia alta dove ho la cucitura e una maglia alta qui dove ho il secondo forellino. Però se voi avete bisogno di allargare, fate 3 maglie alte, catenella, 3 maglie alte, così allargate un po' la lavorazione. Detto ciò, quindi io vi faccio vedere solamente come si inizia, perché la lavorazione è quella granny, quindi l'abbiamo fatta e si conosce. E quindi, come vi ho detto, io lavorerò in questa maniera, solo che adesso lavorerò la mia prima maglia alta qui dove ho la cucitura, anzi no, partiamo da qua, tanto questa è la parte dietro, quindi vado a fare semplicemente le mie 3 catenelle che sono la prima maglia alta,
vado dove ho la cucitura e faccio la terza maglia alta, vado dove ho il forellino e vado a fare la terza maglia e poi lavoro normalmente, quindi catenella di separazione e vado dove ho le tre la catenella e vado a fare le tre maglie alte, catenella di separazione e si ricomincia da capo. Quindi lavoro così normalmente per tutto il mio giro e poi nel giro successivo, naturalmente qui finiremo con le tre maglie alte, catenella, e andremo di nuovo a fare invece di chiudere con la catenella chiuderemo con la maglia bassa. Però io adesso faccio tutto il giro, vi farò vedere come si chiude il primo giro e come iniziare poi a fare il secondo. Quindi sto terminando il giro, ho fatto l'ultimo gruppo di 3 maglie alte, vado nella terza catenella iniziale, vado a fare una maglia bassa, rientro dentro e vado a fare maglia bassa e 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta, rientro altre 2 maglie alte e ricomincio da capo, catenella, archetto successivo, 3 maglie alte. E vado a ripetere questo giro fino a decidere quanto fare lunga la vostra maglia. Devo ammettere che forse potrei anche fare una maxi maglia da mettere sopra a dei fuson, comunque adesso fuson o comunque anche per andare in spiaggia, quindi casomai anche un copricostume. Devo ancora decidere, nel frattempo lavorerò e vi farò sapere alla fine quanti giri ho fatto, quanto l'ho fatta lunga e se l'ho trasformata in un copricostume o una maxi maglia o semplicemente in una maglia. Allora, alla fine ho deciso di lasciare una maglia, mi piaceva l'effetto largo, quindi va benissimo la maglia, e vi dico che io ho fatto un totale di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 giri e ho rifinito la parte di sotto con un giro di maglie basse, questo perché mi era avanzato un po' di filato, ma anche perché non voglio che poi, andando sempre a indossare la maglia, la mandorla si possa slabbrare sotto, quindi ho preferito fare un giro di maglie basse. Quindi non ho fatto nessun altro tipo di bordino, volendo potreste fare un giro anche intorno allo scollo e alle maniche, ma a me sapete che piace così lasciare la maglia così, e quindi anche questa creazione è terminata.